Oggi, 26 settembre, festeggiamo San Nilo di Rossano Abate, 910-1005. Nelle giornate ancora serene di questo settembre, chissà quanti ai dii festivi, lasciano Roma e si dirigono verso i Colli Albani per visitare l'imponente abbazia di Grottaferrata, chiusa da mura come una fortezza, coi suggestivi chiostri e il potente campanile romanico, e per salutare devotamente nella basilica la Madonna che si dice dipinta da San Luca. Grottaferrata è uno dei più antichi attivi focolai di studio della lingua e della civiltà greca. È alle porte di Roma, presenta l'interessante caratteristica di essere officiata secondo il rito greco, da monaci greci. La fondazione dell'abbazia risale a San Nilo, che è un po' il padre del monachesimo greco in Italia. È detto San Nilo il Giovane, per quanto vissuto 1000 anni fa, è morto quasi centenario, per distinguerlo da San Nilo il Vecchio, vissuto nel V secolo ed eremita in Egitto. San Nilo il Giovane era invece nato a Rossano, presso Cosenza, italiano dunque si penserà, geograficamente sì, ma etnicamente no. Apparteneva infatti ad ambiente tipicamente greco, greco di lingua, di cultura, di famiglia, tra le numerose città di civiltà greca della Calabria. Per di più, il paese era ancora sotto il dominio dei bizantini, cioè dei greci, in perpetua guerra con gli arabi musulmani che occupavano la Sicilia. Nascendo fu chiamato Nicola e prese il nome di Nilo in onore del santo eremita, solo quando divenne monaco. Ma per un po' di tempo fu uno dei notabili di Rossano, decurione ed esattore delle imposte per conto del governo imperiale di Bisanzio, e per quanto attratto dalla vita monastica preferì sposarsi. E sembra anzi che non fosse neanche un marito esemplare. Ma quando la moglie morì, la vera vocazione di San Nilo si manifestò con chiarezza. Pentito di tutti i suoi trascorsi, davanti all'immagine della Madonna, nella cattedrale fece voto di rinunziare al mondo. Non gli fu facile però liberarsi dai suoi impegni ufficiali. Dovette lasciare il paese e riparare nel territorio del principe di Salerno. Nel monastero di San Nazario abbracciò la regola basiliana, caratteristica del monachesimo orientale, come la regola benedettina è tipica di quello occidentale. Tornato in Calabria, fu umile monaco a San Mercurio, presso Palma. Morto l'abate durante una guerra tra il califfo Mansur e l'imperatore Costantino Porfirogenito, San Nilo non volle succedergli, anzi si ritirò a vita solitaria e selvatica con due compagni nei boschi della Calabria. Un'altra guerra distrusse il monastero. San Nilo tornò a Rossano, dove organizzò una prima comunità di cui fu egumeno, cioè capo. Dette la regola basiliana anche ad un monastero femminile dedicato a Santa Anastasia. Le tormentose vicende politiche e guerresche del tempo fecero risalire la figura di San Nilo come l'immagine stessa della rettitudine che non vacilla, del coraggio senza compromessi, del sereno e illuminato giudizio. A lui si riconosce nelle controversie tra persone diverse, non solo di paese, ma di razze e di fede.
L'emiro arabo della Sicilia, per esempio, per quanto riducibile avversario dei greci, si professava suo devoto ammiratore. L'espansione dei monaci basiliani si iniziò quando Sannilo fondò un monastero a Valle Luce, presso Monte Cassino. Poi il principe di Capua donò a Sannilo il monastero di Serperi, presso Gaeta. Qui la comunità fiorì e qui avvenne l'episodio dipinto dal Domenichino in una tela di Grottaferrata. L'imperatore tedesco Ottone III, dopo aver cacciato e oltraggiato il Papa Giovanni XVI, sostituendolo con Gregorio V, venne turbato dai fieri e severi rimproveri del vecchio patriarca. Nel 999 l'imperatore, con la coscienza agitata, in pellegrinaggio verso San Michele del Gargano, si fermò a Serperi per visitare Sannilo e i suoi cittadini del cielo. Commosso dalle parole del santo, gli offrì qualunque ricchezza o favore desiderasse. L'egumeno sorrise. «Non voglio altro che la salvezza della tua anima», disse posando la mano sul cuore dell'imperatore, che l'abbracciò piangendo. Poco prima di morire, spinse la comunità verso Roma, dove i conti di Tuscolo gli donarono un monastero. Venne allora intrapresa la fondazione di Grottaferrata, destinata ad essere la più celebre abbazia basiliana d'Italia, simbolo della fioritura del monachesimo greco nel nostro paese. Ma Sannilo non vi entrò da vivo. Riposano solo le sue reliquie dopo la morte, che lo spense nel 1005 a 95 anni. Oggi festeggiamo anche Santi Cipriano, martire, e Giustina, vergine e martire, nel IV secolo. E tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.